Fabio Fulco ha una nuova fidanzata dopo Cristina Chiabotto? Parla Noemi. Fabio Fulco e la nuova fidanzata Noemi dopo la rottura con Cristina Chiabotto. Fabio Fulco ha già dimenticato Cristina Chiabotto? Dopo essere stato lasciato dall'ex Miss Italia, l'attore si è fatto vedere in compagnia di Noemi, un'avvenente modella casertana che vive a Milano. È lei la nuova fidanzata del protagonista delle Tre Rose di Eva 4? Non proprio. La giovane, in un'intervista concessa al settimanale Nuovo, ha spiegato che tra loro c'è una frequentazione in corso ma che la differenza d'età, lui 47 anni, lei 23, potrebbe essere un grosso ostacolo. Tra i due, però, c'è molta attrazione, tanto che Noemi non ha nascosto che c'è stato già un bacio con Fulco. La ragazza ha inoltre rivelato che Fabio è un uomo d'altri tempi, capace di far capitolare qualsiasi donna. Fabio Fulco e Noemi, per ora solo un'amicizia speciale. Fabio mi ha confessato di essere pronto per un nuovo amore, ma non mi piace accelerare i tempi. Ci stiamo conoscendo. Lui è un uomo molto semplice e dolce e io apprezzo questo suo modo di essere, ha confidato Noemi alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. La modella e studentessa di giurisprudenza ha anche rivelato di aver conosciuto l'attore 6 anni fa, durante un evento. In quell'occasione i due si sono scambiati i numeri di telefono ma Noemi, per rispetto di Cristina Chiabotto, non ha mai usato quel contatto. Tra noi c'è stato un bacio, però la differenza d'età mi frena, ha spiegato l'indossatrice, che ha definito Fulco un uomo gentile e a modo. Condividiamo gli stessi valori, forse sarà anche perché siamo tutti e due campani, ha assicurato Noemi. Le ultime dichiarazioni di Cristina Chiabotto sull'ex fidanzato. Insomma, se son rose fioriranno tra Fabio Fulco e Noemi. Intanto Cristina Chiabotto ha rotto il silenzio sulla storia d'amore con l'attore. La showgirl ha fatto sapere di aver lasciato l'ex fidanzato in quanto non era più sicura di poter andare avanti dopo 12 anni insieme. Purtroppo, alla fine, non ero sicura di formare una famiglia con Fabio, ha ribadito la torinese.